in particolare in Calabria, quegli stessi cittadini nel mio collegio elettorale hanno deciso di ribaltare un voto che era dato dai pronostici scontato, e cioè che il centrodestra avrebbe conquistato l'ennesimo collegio uninominale. Peccato che quel collegio uninominale, ecco, senza Tirren, è stato conquistato da me e dal Movimento 5 Stelle. Quindi il centrodestra, e in particolare Forza Italia, con un emendamento a prima firma Pittalis, vuole stravolgere i criteri fissati dal Rosatellum e dal Vademecum del Viminale, vuole trasformare delle schede che sono state annullate in schede valide. Allora, quello che voglio dire ai colleghi del centrodestra che hanno deciso con questo emendamento di fare un colpo di mano è: toglieteci a questo punto il diritto di voto a noi calabresi, perché è una terra povera come la Calabria che finalmente decide di esprimere un voto libero, un voto di opinione, andando quindi a sconvolgere quelli che erano i pronostici, e poi all'interno del Parlamento volete ribaltare quel risultato elettorale andando a modificare le regole, allora toglietecelo il diritto di voto ai calabresi, perché non servirà più a niente. E questo è quello che noi abbiamo fatto oggi, abbiamo occupato la giunta delle elezioni per dimostrare alla maggioranza che solo con la forza dei voti, con la forza dei numeri, non può ribaltare quello che è un diritto sacrosanto che sancisce questa nostra democrazia, la libertà di voto dei cittadini. Allora, nella casa della democrazia, che è il Parlamento, i parlamentari non possono, nel segreto della giunta delle elezioni, ribaltare un risultato a partita chiusa, modificando le regole con cui quella partita è stata giocata. Al di là dei risvolti che avrà a livello nazionale, perché l'emendamento di Forza Italia cosa dice? Vorrebbe attribuire il risultato di queste schede nulle, che ora diventeranno valide, solo all'uninominale, senza conseguenze sul proporzionale, affermando il voto disgiunto. Quindi che non esiste nella legge Rosatellum. Potrebbero avere una poltrona. Guardi, così traballante. Si metterà in moto il meccanismo flipper, quindi parliamo di almeno 20-30 deputati che potrebbero vedersi tolto il seggio, preso da un'altra parte o conquistato da un proprio collega della stessa coalizione o di un'altra coalizione. Come fanno queste schede nulle a diventare colorate? Diventano colorate perché se la giunta delle elezioni decide che il nuovo criterio è che quelle schede nulle adesso sono valide, quando si andranno ad aprire verranno rese valide. E soprattutto il collega Pittalis mi dovrebbe spiegare se un elettore comunque mette la X su due liste della coalizione, perché il voto va solo all'uninominale e non anche alle altre due liste? E quelle due X sulle due liste come le ripartiamo tra le altre liste della stessa coalizione? Cioè, è un emendamento fatto ad personam per risolvere un ricorso che è stato presentato contro la mia vittoria.